Nella giornata dedicata alla festa della donna è ricco il programma delle iniziative che hanno preso il via in città e che proseguiranno per tutto il mese di marzo con un calendario di eventi dedicati alla rinascita di Napoli. Questa mattina in piazza Municipio l'assessore alle pari opportunità ha inaugurato un roseto in memoria delle donne vittime di sofferenze e maltrattamenti. Non abbiamo molto da festeggiare. Dall'inizio dell'anno abbiamo avuto 30 donne ammazzate da uomini, quindi 30 femminicidi. Ci pare un numero raccapricciante. A terra qui abbiamo messo 30 rose che ricordano le 30 vittime dall'inizio del 2012. Noi riteniamo che questa città in particolare, ma il paese intero, debba rinascere dalle donne, debba ricominciare dalle donne. Nell'antisala dei baroni del Maschio Angioino ancora una volta sono le donne protagoniste dei progetti finanziati con i fondi sociali europei e a cui il Comune sta lavorando in collaborazione con le varie municipalità. La salvaguardia dei diritti delle donne coincide esattamente con la salvaguardia dei diritti umani nel senso più ampio del termine. E vogliamo che le nuove generazioni, specialmente le ragazze, le giovani con le quali stiamo facendo un grande lavoro nelle scuole, crescano con questo tipo di consapevolezza e alzino il loro livello di autostima. Fino al 21 marzo l'associazione Se non ora quando, con il sostegno dell'assessorato all'istruzione e della consulta delle elette, ha promosso il bando di concorso rivolto alle scuole, la pubblicità e il corpo oggetto Un altro modo esiste, per dire basta a politiche discriminatorie e offensive di cui è spesso vittima il genere femminile nelle immagini pubblicitarie. Ho potuto verificare nel corso degli anni, da uomo politico e prima ancora da magistrato, il grande impegno civile che le donne mettono ogni giorno nella vita non solo familiare e sociale, ma anche nella vita delle professioni e delle istituzioni. Un senso di etica pubblica e di moralità molto alto. E poi oggi per ricordare che il valore è quello dell'essere e delle persone, non dell'apparire e dell'avere, quindi non la donna come oggetto, ma la donna soggetto. Il fatto che sia rivolto alle scuole, che il tema sia l'immagine della donna, non oggetto, rappresenta per noi un momento di rivoluzione culturale sul tema del femminile di grande importanza.